questo abbia fatto un po' storcere il muso a parecchie persone. Ho visto tantissimi miei colleghi del nord, chiaramente, che quando si parlava di Ancelotti al Napoli quasi stravedevano e invece poi si sono dovuti ricredere. Quindi mi piace Ancelotti, mi piace questo concetto e mi piace anche la squadra che sta nascendo. Senti, aspetta Gianfranco, ti interrompo perché a proposito di allenatori, di coach, dobbiamo fare i complimenti all'allenatore, al coach della squadra dello Sporting Portici di basket, neopromossa in Serie C, che è coach Stefano Porcini, che salutiamo. Ciao coach, ciao Stefano. Buonasera, buonasera, ciao, grazie, ciao. Grazie per l'invito. Buonasera, buonasera e grazie, soprattutto complimenti a te e ai tuoi ragazzi per l'impresa. Com'è andata? È stato faticoso? Sì, esaltante, immagino. Sì, diciamo che è stato faticoso, insomma, i vari problemi che abbiamo qua, diciamo, in provincia, però siamo riusciti a venirne a capo alla fine. Dentro questo spareggio, promozione per la Serie C, missione compiuta, o siete andati anche oltre quelli che erano i vostri obiettivi di inizio stagione? No, diciamo che i nostri obiettivi erano quelli di andare in Serie C, insomma, e quindi sono stati appieno, insomma, assolti i compiti di inizio anno. Ci riteniamo soddisfatti, insomma, dell'annata. Adesso stiamo cercando di programmare per l'anno prossimo. Ecco il dottor Gianfranco Anceschi sull'altra linea, grandissimo appassionato di basket oltre che di Napoli, di calcio, no Gianfranco? Sì, certo, come ex giocatore di basket. Ecco. Volevo complimentarmi con il coach Porcini, perché Portici, io poi seguo un po' oltre che il calcio anche un po' il basket a 360 gradi. Praticamente Portici ritorna in Serie C dopo, se non mi sbaglio, dopo 15 anni e forse dopo 30 anni al girone unico di Serie C, quindi insomma è stata un'impresa quasi storica, tenuto conto che, se non mi sbaglio, mi corregga coach, se non mi sbaglio sono tutti ragazzi più o meno del vivaio con qualche innesto esterno. Del resto penso che, diciamo, la produzione della Portici debba essere stressata ancora di più, in quanto è il primo anno che coach Porcini guidava appunto il Portici. Quanto è stato difficile guidare una squadra nuova con tanti giovani, con tanti giovani e con tanti ragazzi provenienti appunto dal vivaio dello Sporting Portici, coach? Ma io devo dire la verità, per me è stato molto difficile perché i ragazzi si sono messi tutti a disposizione mia, insomma, al servizio della squadra. Abbiamo fatto un anno dove, insomma, è tirato tutto quasi liscio, insomma, ed è andato tutto bene, tutto per il meglio, insomma. Sono stati molto bravi i ragazzi, diciamo, a farmi sentire subito a casa. I ragazzi anche la società, naturalmente. Senti, coach, ma sei anche tifoso del Napoli? Sì, sì, no. Certamente. Ecco, allora che mi dici di Ancelotti, di questo nuovo Napoli? Che sensazioni hai da tifoso, ma anche da allenatore? Ma io penso che comunque Napoli quest'anno ha preso un allenatore di un calibro sicuramente importantissimo. Quindi il presidente della Regis avrà tutto un progetto per cercare di soddisfare i tifosi, secondo me. Ancelotti è garanzia, insomma, vinto dappertutto, un'esperienza internazionale importante, ci farà divertire, secondo me, quest'anno. Beh, intanto LeBron James diventerà free agent, avrai letto anche tu, mica lo prendete a Portici, no? Non avete intenzione di... Non lo prendiamo a Portici perché lui preferisce le zone calde, diciamo. Probabilmente andrà in Los Angeles Lakers, quindi preferisce la moglie, preferisce il caldo. Vabbè, coach, ancora complimenti, ci sentiamo grazie. Presto, forza grazie. Sporting Portici. Complimenti a coach Stefano Porcini. Allora, dopo questa parentesi cestistica, Gianfranco, ma anche Marco Lombardi, andrei sul tema anche perché vediamo.